Ciao a tutti, sono Alice Miglioli, sono candidata nella lista di Modena per Potere al Popolo e per la rubrica Chiedilo alle candidate mi è stato chiesto quale sia la nostra posizione rispetto alla cultura. È difficilissimo pensare di parlare in 3 minuti di quale sia la nostra ottica rispetto alla cultura, però mi ha aiutato molto il fatto che veniamo da 2 serate molto simili tra di loro che parlavano di educazione, appunto, e di salvaguardia dei beni culturali. L'accento di queste 2 serate è stato posto sulle condizioni lavorative degli operatori dell'educazione e degli operatori dei beni culturali. E entrambe sono 2 categorie che vivono di precariato ante litteram. E non c'è mai stata una normalizzazione del lavoro, perché effettivamente noi non abbiamo mai prodotto lavoro, non abbiamo mai prodotto un oggetto. Noi tuteliamo, noi salvaguardiamo, noi vogliamo bene. E per questo motivo siamo i peggiori ricattatori di noi stessi. Obiettivamente non rinunceremo mai a quella che è la nostra missione perché ci viene fatto un contratto di lavoro troppo scadente. Quindi cosa succede? Succede che facciamo orari folli, spesso l'unico contratto di riferimento, quando c'è un contratto, perché spesso non esiste, il contratto di riferimento è quello del multiservizio, che sappiamo che è un contratto nazionale assolutamente punitivo per i lavoratori. Ma il contratto è veramente merce rara. Più spesso lavoriamo a cottimo, lavoriamo a progetto e lavoriamo male. Lavoriamo proprio male. E lavorare male cosa vuol dire nella cultura e nell'educazione? Vuol dire che tu, appunto, non stai producendo un oggetto, tu ti stai prendendo cura di qualcosa. Quel qualcosa è un bene comune, è un bene di tutti noi. Quando noi lavoriamo male, il bene ne risente. E per questo motivo crediamo fortemente che Potere al Popolo si debba fare carico di creare una classe, che sembra un termine antico forse al giorno d'oggi, ma è proprio così, una classe che non sia una classe di lavoratori che si ricattano a vicenda perché i posti sono rari, perché il lavoro è raro, ma una classe di lavoratori che lotta insieme. Lotta insieme nel momento della firma del contratto, lotta insieme per avere un contratto di riferimento, lotta insieme per avere uno stipendio minimo. Per questo i 9 euro all'ora chiesti per chi lavora nel pubblico da Potere al Popolo, nel mondo dell'educazione, nel mondo della cultura, prendono una dimensione veramente importante. C'è da cambiare una mentalità intera. Per ora le leggi e le discussioni che sono state fatte a livello istituzionale parlano di rievocazione, ad esempio, come il Carnevale di Cento. Quindi la rievocazione, che dovrebbe essere un momento divulgativo del processo storico, in realtà diventa semplicemente una capitalizzazione. Le nostre città non diventano città culturali, ma diventano città vetrina. E gli eventi non diventano eventi che servono a salvaguardare un patrimonio che noi abbiamo, ma diventano grandi eventi di cui farsi vanto, ma che il giorno dopo in realtà lasciano solo rottami dietro di sé. Quindi l'impegno che ci prendiamo me lo prendo io personalmente, come me lo sono presa stasera all'evento che presentavamo, di chiamare a raccolta tutti i professionisti dei beni culturali. Perché ne abbiamo tanto bisogno, non l'ha mai fatto nessuno ed è giusto che adesso venga anche il nostro momento di chiedere qualche diritto. Io a 30 anni ho dovuto rinunciare alla mia grandissima vocazione perché sono donna, tra l'altro, in aggiunta a tutto questo, per cui mi è stato dato un posto, mi è stato offerto un posto fisso e l'ho preferito. Ora sono comunque precaria, quindi in realtà forse l'affare non è stato un affare così grande, ma dal punto di vista di genere la maggior parte delle operatrici dei beni culturali sono donne. E in più, però, la maggior parte degli operatori oltre i 30 anni dei beni culturali in realtà sono uomini. Come mai? Perché la donna a un certo punto ha bisogno di stabilizzarsi. Qua potremmo aprire tutta un'enorme parentesi che non riesco ad aprire adesso, ma vi rimando a dopo la campagna elettorale quando avremo più tempo. Baci baci.